Ma sì, hanno riso di tutta la squadra perché ci sono giocatori importanti, quindi mi sono inserito al meglio, diciamo. Secondo gol per te in maglia azzurra, quota 9, raggiungi Di Natale e Callejon nella classifica marcatori. Un'iniezione di fiducia in più che stai ricevendo da Benitez? Ah, certo, sì, segnare è sempre bello, dà fiducia, dà morale, quindi spero di continuare così, ma spero soprattutto di continuare a vincere, che è più importante. Allora, che emozione è stata quella di segnare il primo gol davanti ai tuoi nuovi tifosi? No, ma come ho già detto molte volte, è difficile raccontare parole quello che succede in campo, quindi bisognerebbe provarlo. Ora c'è una lunga serie di partite, si gioca ogni 3 giorni, quindi bisogna continuare così. Ah sì, bisogna continuare così, giochiamo ogni 3 giorni, quindi bisogna gestire bene le forze e è stato importante questo ciclo di partite vittoriose, quindi ci godiamo il momento. Cosa significa per te essere allenato da un allenatore così importante, blasonato come Rafa Benitez, e quanto preoccupa lo spogliatoio il fatto che potrebbe essere l'ultimo anno proprio di Rafa Benitez a Napoli? Ah, noi siamo concentrati sulla partita che andiamo a giocare, quindi questa è una sua decisione, spetta a lui. E io posso solo ringraziarlo per quello che sta facendo per me, per la squadra, e anche se sono qua da poco, però mi ha già preso in sintonia come con tutto il resto della squadra. Secondo posto sempre più fattibile? No, noi giochiamo partita dopo partita, la Roma sta facendo bene e oggi ha vinto, e noi non guardiamo le altre però.